Buon pomeriggio a tutti i collegati. Se no devo imparare a fare come Nunzio Filografo, filogamo, come si chiamava? Italiani, non mi ricordo qual era la formula, Cari insomma. amici vicini e Cari amici lontani. vicini e lontani, bravo. Cari amici vicini e lontani, Se uno è buon storico lo pomeriggio. è fino in fondo. Sì, no, mi veniva Italiani, ma era un altro quello. Allora, cari amici, abbiamo oggi, siamo veramente soddisfatti di avere con noi due insigni cultori del diritto del lavoro, una Silvana Sciarra, che oltre a essere stata professore ordinario di diritto del lavoro anche presso l'Università di Firenze, quindi anche mia collega nello stesso Ateneo. Insomma, ricordo con piacere, con grande nostalgia quel periodo, e attualmente da tempo, da almeno 6 anni, Silvana, correggimi se sbaglio, giudice costituzionale. Ne abbiamo già avuto un altro giudice costituzionale e anche in quell'occasione ho ricordato che siamo particolarmente fortunati noi giuslavoristi ad avere ben tre, appunto, giuslavoristi dentro la Corte Costituzionale. Evidentemente questo è un segno della rilevanza della disciplina nel panorama del diritto italiano. Poi, ancora ugualmente onorati, siamo di avere il professor Antonio Bailo Sgrau, che insegna all'Università di Castiglia-La Mancia e che è un amico dei giuslavoristi italiani, presentissimo molto spesso nelle occasioni seminariali e congressistiche. Quindi, che accolgo e accogliamo tutti con particolare affetto e con particolare calore. Il tema dei due illustri, affidato ai due illustri colleghi, è la figura di Gino Giugni. La figura di Gino Giugni, come dire, è centrale negli studi del diritto sindacale, sotto due aspetti. Un aspetto che è quello prettamente metodologico di cui si interesserà, quindi la figura dello studioso Giugni e la sua influenza sulle strutture del diritto sindacale. Quindi, evidentemente, per gli addetti ai lavori sanno, a partire dalla sua introduzione allo studio dell'autonomia collettiva. Di questo ci parlerà Silvana Sciarra. E poi la seconda relazione, il secondo intervento, la seconda riflessione è affidata a Antonio Bailo Sgrau sotto il profilo dell'attività che Giugni e del ruolo che Giugni ha ricoperto nel diritto del lavoro italiano e nella politica del lavoro italiana, in quanto ha ricoperto ben prima del fondamentale ruolo di ministro del lavoro, il ruolo di facitore di leggi fondamentali come lo Statuto dei lavoratori che hanno inaugurato la stagione purtroppo molto breve della legislazione promozionale che ha avuto un eco importante anche nell'ambito del diritto del lavoro spagnolo. Ecco, questo è il cotè del quale si dovrebbe interessare il professor Bailo Sgrau. Quindi, come sempre, le mie chiacchiere non servono a nulla e quindi è molto meglio lasciare la parola ai nostri amici. Quindi, anzitutto a te, Silvana, a tutti dico di staccare telecamere e microfoni per consentire una migliore audizione. Prego, Silvana. Grazie Ronzo, grazie. Anch'io ho molta nostalgia per gli anni fiorentini, per la bella amicizia, oltre che la grande collaborazione che abbiamo svolto in quegli anni. E poi oggi vi ringrazio per questa occasione perché sono in compagnia di un grande amico come Antonio, con cui è sempre così stimolante parlare, chiacchierare, con cui non si interrompe mai il legame, della comunicazione, dell'amicizia. È stato anche a Firenze per un po' di tempo e abbiamo stretto ancora più il nostro rapporto amicale. Io mi auguro che ci siano degli studenti oggi. Sono intimorita dalla presenza di così tanti colleghi perché
rischierò forse di dire anche cose che ho già scritto in varie occasioni, però soprattutto è importante che ci siano studenti in occasioni come queste, perché credo che sia un po' un nostro dovere stimolare il pensiero critico e farlo soprattutto in questo tempo così attraversato da paure, in questo tempo anche un po' desolato, perché credo che i giuristi del lavoro possano avere in questo momento, e quindi i giovani vadano sollecitati a farlo, un ruolo trainante nel dibattito pubblico che si sta svolgendo nel nostro paese. E sicuramente oggi parliamo di un giurista del lavoro che è stato trainante, perché Gino Giugni è stato attivo su così tanti fronti. C'è inoltre una tempistica di questo seminario che mi piace sottolineare, perché da pochi giorni, almeno io l'ho notato da poco, in pochi giorni, è uscito un numero speciale della rivista trimestrale di diritto pubblico destinata al tema della Costituzione dimenticata, con una introduzione un po' preoccupante di Sabino Cassese, che in poche righe, nella sua appunto pagina introduttiva, stigmatizza l'accentramento sindacale come conseguenza della non attuazione di alcune norme. Cita la norma sulla cogestione, ma si cita anche l'articolo 39 e ci dice: la cultura del settore, che ha grandemente facilitato l'astensionismo legislativo, la cultura del settore saremmo noi, che ha grandemente facilitato l'astensionismo legislativo a favore dei sindacati. Per fortuna, partita questa freccia un po' ambigua, non voglio dire velenosa, dalle pagine introduttive, c'è poi, quando si sfoglia questo grosso numero della rivista, un capitolo scritto con molta chiarezza e con molti particolari da Casini e da Vitaletti, proprio sulla materia, su cui magari tornerò dopo. E questo capitolo è fortemente incentrato sulla figura di Giugni e quindi, come dire, ci consente di agganciare anche ad una riflessione recente, tra l'altro, di studiosi non giuslavoristi ma amministrativisti, costituzionalisti, quella che loro chiamano l'esperienza dal basso, quindi il metodo giuniano, che proprio partendo dalla introduzione allo studio dell'autonomia collettiva del 1960, scrivono questi autori, influenzerà tutta la produzione scientifica successiva. E quindi già propongono una lettura che è fin troppo nota e che naturalmente non posso che riproporre anch'io, che è questa interpretazione non formalistica della Costituzione che Giugni ci offre. E quindi siamo al cuore, al centro di un dibattito, di un tema che è ancora molto appassionante: la mancata attuazione del secondo comma e seguenti dell'articolo 39, e quindi il mancato intervento di forme del legislatore, e invece l'espandersi di queste sempre più significative espressioni della autonormazione. Ma prendiamo Giugni che risponde alle famose domande di Pietro Di Giugni. Questa è una forma di studio, secondo me, una voce di... Si prega di spegnere i microfoni. Qualcuno ha il microfono acceso, sì. Dicevo, la famosa intervista che Giugni aveva rilasciato a Pietro Ichino, in cui lui dice: fra tutti gli iscritti, che i miei iscritti, sono appassionato soprattutto all'introduzione, ma se la dovessi riscrivere eliminerei tutte quelle frasi tedesche, perché quelle sono un segno di erudizione e nient'altro. Piuttosto il mio cruccio è forse di aver creato una teoria, un metodo inutile. E dice: perché quel libro mirava a formulare un'ipotesi per interpretare una struttura dei rapporti sindacali come sistema autonomo, capace di reggersi e di amministrarsi da solo nella sua propria legalità. Il passaggio nella sua propria legalità è importante, perché ovviamente lo stimolo, il fulcro
di questa autonomia viene dalla libertà sindacale e quindi la guida nel metodo giugnano è senza dubbio il primo comma dell'articolo 39. Ma poi all'altra domanda che gli pone Pietro Ichino, ma non ha preso corpo un sistema di amministrazione del contratto collettivo? E lui dice sì, purtroppo questo è un altro dispiacere, un'altra lacuna, diciamo, la lacuna viene anche dal fatto che lui non ha completato, come sappiamo, lo scritto, che la parte dell'autonomia collettiva che avrebbe dovuto completare il quadro. E dice il nostro è un sindacalismo conflittuale che non sa gestire le conquiste. E qui viene fuori il Giugni critico del mancato riformismo, quindi l'uomo politicamente appassionato, oltre che giurista così accorto e così acuto, che ha inseguito le riforme, ha inseguito questa sua idea, che compare in tanti scritti, della programmazione del pensiero riformista lungo, di lungo periodo, che quindi si può svolgere in un arco di tempo ampio e soprattutto toccare tanti settori. Qui viene fuori un po' questa sua amarezza, che non ci sia appunto un sistema valido di amministrazione del contratto collettivo, e questo viene collegato a una serie di riforme mancate che Giugni non manca di segnalare in tanti scritti successivi, tra queste senz'altro la riforma del sistema della rappresentatività sindacale, su cui tornerà in tanti scritti successivi anche qui, ma soprattutto forse quello che dice a Alberto Orioli nel libro Fondata sul lavoro, un altro libro intervista, mi piace ricordare, perché Giugni è ministro quando Orioli lo intervista, e forse c'è uno scatto di orgoglio in una delle risposte che dà al, devo dire sempre molto incisivo, Alberto Orioli, che gli chiede: ma l'avvento del nuovo la fa sentire sconfitto? E lui risponde: no, rispetto alla mia biografia politico-culturale, no di certo, le mie idee sono state sviluppate, affermate, consolidate. È anche per questo che ho chiamato Idee per il lavoro quel piccolo libro che gli ho voluto dedicare, e a cui farò un pochino riferimento in alcuni passaggi, perché credo che sia poi utile anche per le persone più giovani, quando si ricordano persone che non devono essere dimenticate, rintracciare il filo della storia e il filo della memoria. E fortunatamente il diritto del lavoro italiano ha un bel filo, un filo consistente, un filo solido di memoria. Quindi Giugni è senz'altro un giurista, un uomo pubblico da non dimenticare. Il libro Introduzione all'autonomia collettiva è un libro da contestualizzare, innanzitutto per la personalità dell'autore, che sta un po' emergendo già da queste prime cose cui ho fatto cenno, e secondo punto, ma è molto collegato al primo, per la distonia che questo libro intende segnare, quindi per il distacco, per la critica, con il formalismo della cultura accademica del tempo. Grossi ha scritto che il pensiero di Giugni è un pensiero liberante. Io voglio dire che questo è un libro che segnala davvero una ribellione, oltre che una liberazione. Ed è forse importante sottolineare questo punto, perché i giuristi, in generale gli studiosi, gli accademici, devono sapere interpretare, anche questo è un messaggio per i giovani, devono seguire strade che possono sembrare poco accettabili, poco condivise, ma non per questo sono meno importanti. E il richiamo ai fatti, quello che lo interessa, quello che lo affascina. Non qualunque fatto, soprattutto i fatti che si svolgono sul terreno che gli è più noto, ma questo richiamo ai fatti quindi delle relazioni sindacali, gli viene da una grande apertura come uomo di cultura, come socialista impegnato in varie fasi, in varie vicissitudini del Partito Socialista, ma aperto fin da molto giovane al confronto con altre culture, in particolare con la cultura cattolica. E secondo me decisiva la sua collaborazione a Critica Sociale quando ancora molto giovane, il confronto con Dossetti e il confronto con Glisenti,
E fu proprio Glisenti che, tra l'altro, ricordiamo, era stato anche alla Comunità del Carbone dell'Acciaio e da lì aveva gestito questo bellissimo rapporto di collaborazione con Giugni, che scrisse il libricino sull'evoluzione della contrattazione collettiva nei settori della, proprio della CECA. Ma dicevo, soprattutto Glisenti lo chiama all'IRI, all'Ufficio Studi, dove, come già aveva fatto all'ENI di Mattei, Giugni si impadronisce, questo è il termine, letteralmente si impadronisce della conoscenza delle relazioni sindacali dall'interno, ma soprattutto si impadronisce della comprensione, che non era comune per i giuristi del tempo, della organizzazione del lavoro, del modo in cui il lavoro è organizzato nei luoghi di lavoro. E infatti i due libri così importanti, il libro sulle mansioni e il libro su Scottimo, ci mettono di fronte ad una dettagliata descrizione dei processi organizzativi, dei metodi di produzione, e davvero a conoscenza dei fatti organizzativi, e diviene anche un grande conoscitore delle relazioni sindacali, perché non possiamo dimenticare che gli si aprono le porte di un centro di circolazione della cultura sindacale, che è stato il centro studi della CISL a Firenze in via della Piazzola, dove Giugni, insieme ad altri giuristi del tempo, insegna ai sindacalisti. E quindi c'è davvero qui il contrasto, la cesura. Se ribellione vi doveva essere contro una cultura formalista, ecco che il giurista del lavoro si impegna in prima linea nella formazione dei sindacalisti, e quindi contrasto con un'accademia dogmatica, lontana dai fatti. Il suo quindi è un metodo che è davvero fortemente calato nell'esperienza, e questo dico cose già note, ma le ripeto volentieri e con convinzione: vengono senz'altro dalla formazione nordamericana nella scuola del Wisconsin. È un metodo su cui, tra l'altro, si giocano anche le frequentazioni di altri ordinamenti, come dirò fra un minuto, ma c'è, se per restare all'Accademia Italiana, la forte influenza di Tullio Ascarelli, che ha evidenziato molto bene Paolo Grossi, e c'è l'attenzione al diritto consuetudinario, a queste working rules che vengono da Commons, da Perelman, e che poi riverserà, quando sarà a Bari, ormai incardinato nella sua università e con un ampio numero di allievi intorno a lui, nella nota ricerca sulla formazione extralegislativa del diritto del lavoro, che verrà pubblicata in vari volumi, dapprima in collaborazione con Bologna e poi soltanto studiosi baresi con il Mulino. Ecco. Ma contestualizziamo ancora un altro contatto importante per Giugni. Questo contatto, questo amico, questo grande amico, è Bill Weatherburn, che in un saggio pubblicato nel 2002 nel giornale di diritto del lavoro ci racconta che nel 1960, è l'anno in cui viene pubblicata l'introduzione, lui, professore a Cambridge, propone di insegnare un corso di diritto del lavoro, labor law, e gli viene risposto che questo insegnamento è troppo politico. Infatti passerà un anno e poi si chiamerà industrial law. Ma, e gli dicono gli accademici di Cambridge, non è corretto indagare il fondamento politico-sociale della common law. Ecco. Questi sono i protagonisti di quegli anni, Giugni e Weatherburn, presi a caso, ma non a caso in realtà, due grandi promotori delle trasformazioni di quegli anni, e non è difficile capire quanto Giugni venisse attratto anche da questa prospettiva di oltremanica. E tra l'altro, già nel 1954, lo studioso che poi ha impresso il suo metodo a un larghissimo numero di giuslavoristi e non solo, di comparatisti europei, Otto Kahn-Freund, già nel 1954 parlava, aveva introdotto la famosa espressione collective laissez-faire, che poi diventerà nel tempo, con molte ambiguità che vengono messe in luce dalla dottrina, soprattutto la dottrina britannica,
diventerà astensione della legge. Astensione della legge. E su questo termine bisogna riflettere, perché in realtà se si legge attentamente il libro che così tanta storia ha creato intorno a sé, il libro di Canfreund, Labor and the Law, si guarda lì l'attenzione che Canfreund ha per l'intervento positivo del legislatore quando si tratta di affermare diritti individuali. L'esempio classico in questi casi di Canfreund, ma anche di Wedderburn nei loro scritti, è alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Ma se si passa poi al fronte dei diritti a esercizio collettivo, ecco, lì non sono tanto gli obblighi positivi che pure colui che afferma l'astensione della legge vuole invece vedere garantiti, ma lì c'è invece il passo indietro del legislatore che non deve interferire con l'autonomia delle organizzazioni, dei gruppi organizzati. Dunque, vediamo in questa idea dell'astensionismo, astensione della legge, ma poi è stato detto, forse meglio dire, non intervento della legge, perché astensione lascia quasi intendere che ci sia un legislatore distratto che abbia... No, è un non intervento perché il terreno è già occupato. Il terreno è già occupato da soggetti che producono norme da sé e non vogliono vedere interferenze dello Stato in questa attività di produzione di norme. Ma senz'altro, in nuce, sia nella teoria di Canfreund, sia forse già nei primi passi che Giugni prende nel 60 con l'introduzione, c'è l'idea che l'autonomia della contrattazione collettiva consente della contrattazione collettiva come manifestazione più importante dell'autonomia di cui questi giuristi parlano, può soltanto sopportare un ruolo della legge che sia, nel linguaggio di Canfreund, auxiliary, nel linguaggio del legislatore italiano diventerà sostegno, ma è quindi un motivo di contrasto per i giuristi inglesi con i governi conservatori. In realtà affermare con tanta forza il non intervento, ripeto, meglio non intervento che astensione, è perché quando intervengono i governi conservatori si sfalda questo sistema armonico di norme autoprodotte dai soggetti collettivi. Allora Giugni cosa cerca? Cerca anche lui questo diritto spontaneo che non può, scrive da qualche parte, non può essere fermato nemmeno dai regimi totalitari. La nascita del diritto spontaneo è irrefrenabile e quindi diritto dei gruppi organizzati, autonomi nella produzione di norme, perché sono guidati da un principio fondamentale che è la libertà sindacale e quindi i gruppi, perché si muovono sulla scorta di questa libertà, Giugni è già molto prima di altri studiosi italiani molto attento alle fonti internazionali, le cita, le conosce, le valorizza, ecco, si muovono questi gruppi per colmare il silenzio del legislatore, quindi la mancata attuazione del secondo comma e seguenti dell'articolo 39. E perché si muovono questi gruppi? Perché intendono misurarsi sul campo e valutare sul campo la forza contrattuale. Ecco quindi che le vicende degli anni 60, che Giugni vive in prima persona e che ha per certi versi già un po' prefigurato nell'introduzione, nel libro, nell'introduzione all'autonomia collettiva, sono le vicende del decentramento Abbiamo avuto un attimo di interruzione del collegamento, vediamo se lo ripristina. Provo a chiamarla, ma...
Io sono tornata. Sì, ti sentiamo, vai, ti vediamo. Sono stati gli hacker di... E sono sempre quelli, eh. Ho capito, ma mi avvio velocemente alla conclusione. E a un certo punto è sparita l'immagine, mi dispiace, però. Sì. Stavo dicendo che appunto c'è questa, questo decentramento contrattuale che prende forma nei primi anni 60, che Giugni conosce dall'interno, perché poi è vicino, segue da vicino le aziende a partecipazione statale, e si rafforza in quegli anni un'altra nozione che è tipica della dottrina di Kampffreund, cioè la contrattazione dinamica, una idea forte del pensiero di tutti e due. E infatti io non ho mai creduto che fosse poi la teoria di Dunlop delle relazioni industriali ad influenzare particolarmente lo studio dell'autonomia collettiva, anche se Dunlop è citato. Non ho mai creduto davvero che quest'autore, forse la terminologia era suggestiva, si introduceva questa nozione delle relazioni industriali anche in Italia. È stata, come Giugni stesso ha affermato più volte, la scuola di Oxford a formare il suo pensiero, quindi Clegg soprattutto, Kampffreund. E lì che cosa c'è nella scuola di Oxford? C'è tra l'altro l'attenzione alla ricerca empirica, perché è una scuola interdisciplinare, ci sono ricerche su cui alcune convinzioni di questo gruppo così importante di studiosi si formano, perché sono convalidate dalla ricerca empirica. E allora vediamo che davvero è questa la forza del pensiero giugniano, che è un pensiero teorico di ampio respiro nel libro del 60, ma che poi si traduce, come ho già detto, in molti tentativi di applicare anche in Italia la ricerca sul campo. E ancora una volta la formazione extralegislativa del diritto del lavoro, fra tutte la ricerca sulle prassi aziendali. Io credo che nel commento all'articolo 39 che Giugni ha scritto per il commentario Branca si trova probabilmente l'espressione più chiara, la autodescrizione, se volete, da parte dell'autore della teoria che aveva elaborato nel 60, perché lì davvero si chiarisce ancora meglio quanto Giugni intendesse superare l'impostazione individualistica dei codici del secolo precedente e guardare ai rapporti tra poteri. E questo ancora un linguaggio di Kampffreund: i rapporti sono rapporti fra poteri collettivi. E tutto questo si riflette per correggere le asimmetrie che caratterizzano il rapporto di lavoro individuale. E così nasce il diritto sindacale, che Giugni scriverà in una bellissima voce, nell'enciclopedia scriverà, è la branca più accidentata del diritto del lavoro, una branca che peraltro ha avuto forse il merito di contribuire a creare sulla nostra scena accademica. E il contratto collettivo diviene proprio la misura dell'equilibrio tra le due forze antagoniste. È sintomatico il richiamo che Kampffreund e Giugni spesso fanno a questo linguaggio bellico, il trattato di pace, se sorge il conflitto. Ecco, perché davvero il conflitto è l'altro elemento cardine della teoria giugniana, il contratto è appunto, il contratto collettivo, la sede dello sbocco del conflitto fra gruppi. E come tale è un documento, un testo dotato di una funzione sociale, oltre che normativa. Quindi contratto collettivo irriducibile alle fonti come erano state categorizzate dal diritto pubblico moderno, fonte extra ordinem. Qui ci sono due sentenze molto risalenti della Corte Costituzionale, una del 63 e un'altra del 69, in cui appunto si dice le categorie costituzionali non sono dettate o create con astratti criteri, ma in quanto costituiscono entità economiche sociali risultanti, sentite questo linguaggio già influenzato dalla dottrina, risultanti dalla spontanea organizzazione sindacale e dalla autonomia. C'è stato un autore, e forse anche altri, ma mi piace citare solo lui, grande amico, che ci manca molto, e che era anche molto caro come
persona, oltre che come studioso a Giugni, ed è Andrea Orsi Battaglini. Si conobbero nella comune partecipazione al CNR in un comitato di quelli del tempo, perché Orsi Battaglini applica concretamente, con meticolosità, la teoria dell'ordinamento sindacale, dell'ordinamento intersindacale al lavoro pubblico. Il suo libro del 1982, e raccoglie un po' l'intuito di una riforma allo stato nascente, poi la riforma ovviamente avrà dei passaggi successivi molto più elaborati, e quindi ci dice Orsi Battaglini: se nel settore privato diciamo, è stata ignorata dal diritto statale la fenomenologia spontanea, nel pubblico dobbiamo rovesciare questa affermazione, si deve cogliere la non statualità di fenomeni che nel diritto statuale sono incardinati. Quindi si schiude questo rigorosissimo studioso del diritto amministrativo, si schiude la comprensione del metodo giugniano e davvero applica il principio, sono sue le parole, del reciproco riconoscimento di responsabilità che è proprio dell'ordinamento intersindacale, e percepisce la separazione degli ordinamenti, anche perché vuole Orsi Battaglini prefigurare per il settore del lavoro pubblico il dinamismo che vede nel settore privato, quindi per esempio l'articolazione dei comparti e più tardi anche il decentramento della contrattazione. Allora ecco che la teoria di Giugni è utile, quel cruccio che Giugni aveva di aver fatto qualcosa di inutile, no, è da fugare questo cruccio, è davvero una teoria utile, anche perché in questo caso si mette in evidenza la piena compatibilità della teoria dell'ordinamento intersindacale del primo comma del 39 con l'articolo 97 della Costituzione. Torniamo quindi alla Costituzione dimenticata, che ho citato prima, questo capitolo molto completo di Casini e Vitaletti, che ci consente di avere un aggancio con l'oggi, e mi avvio davvero velocemente alla fine, perché qui davvero gli autori si sforzano di dimostrare come questo dinamico pluralismo intersindacale che c'è in Italia, nonostante il dato associativo non sia mai stato valorizzato, ha dato però dei risultati importanti, quindi sembrano questi autori discostarsi da questa diciamo un po' preoccupazione espressa in termini anche così critici di Cassese nelle pagine introduttive, perché dicono in fondo il silenzio sul 39 però è stato controbilanciato da un forte intervento del legislatore sul piano del sostegno alla libertà sindacale, e quindi la teoria dell'ordinamento intersindacale viene messa in una correlazione storica o di continuità, se volete, correlazione che peraltro a noi non è ignota, con lo statuto dei lavoratori, e quindi anche lì il frutto di una cultura giuslavorista molto pragmatica, molto ancorata al dato concreto dell'organizzazione nei luoghi di lavoro. Io credo che sia importante per il dibattito odierno ricordare questo, cioè ricordare che il metodo giugniano si trasfonde poi in un metodo legislativo, del sostegno legislativo della legislazione promozionale, e continua, secondo me, coerentemente a proporsi nei primi anni 90, quando Giugni è ministro con Ciampi e si stipula il famoso protocollo Ciampi, che a mio parere riflette in maniera ancora molto chiara lo spirito originario dell'autonomia. Allora veramente l'autonomia è una nozione utile, tra l'altro non dimentichiamo che è una nozione entrata nel trattato sul funzionamento dell'articolo 152 con un metodo del tutto originale di consultazione delle parti sociali da parte della Commissione, quindi adottato tra l'altro recentemente nel promuovere una direttiva sul salario minimo, dove davvero noi vediamo che l'anima militante dell'autonomia collettiva in Europa, cioè i paesi del nord, si ribellano a questa proposta di direttiva perché vogliono difendere strenuamente una piena autonomia, quindi nemmeno il legislatore europeo, con qualunque tecnica, sia il coordinamento sia l'armonizzazione, non devono invadere la sfera autonoma delle organizzazioni. E quindi che dire però dei paesi che hanno
parti sociali deboli, ci vorrebbe un intervento, ci vorrebbe un'autonomia collettiva sostenuta da una direttiva in Europa, non è oggetto del nostro seminario oggi, però certo questo dibattito ci propone nuovamente l'attualità del rapporto fra legge e contratto collettivo. E poi oggi c'è la grande attualità dell'autonomia legata alla contrattazione collettiva per i lavoratori che operano tramite piattaforme, dove ancora ci domandiamo, ecco, se è un modo di proporre l'autonomia collettiva in termini nuovi, magari riproponendo la libertà sindacale negativa di non aderire, come alcuni dei lavoratori operativi in quelle aree intendono fare. Però senz'altro c'è un richiamo a giugni molto forte anche nella natura elastica della contrattazione collettiva, così come si presenta in questa fase anche difficile della pandemia, il primo protocollo di marzo, il rinvio alle sedi aziendali per le misure di prevenzione del contagio e quindi anche per gli adempimenti degli obblighi di sicurezza del datore di lavoro. Ecco, c'è l'autonomia collettiva che potrebbe e dovrebbe, a mio modesto parere, esprimersi sulle modalità a regime, quando finirà l'emergenza, dei lavoratori da remoto, degli smart workers. Quello che sto cercando di dire è che oggi noi abbiamo di fronte a noi una nozione forte di autonomia collettiva che senz'altro ci viene da quei primi passi mossi così autorevolmente da Giugni, giovane studioso nel 1960, e riproposti oggi in termini forse di opportunità di premiare maggiormente l'autonomia collettiva quando si esprime soprattutto sul rinvio della legge, di premiare l'autonomia collettiva anche quando si esprime nelle sedi transnazionali, di trovare delle formule che valorizzino il ricorso a questo metodo, anche perché sostenibilità, che è la parola che sentiamo ripetere così spesso, rischia di divenire un concetto vuoto e invece ben potrebbe riempirsi di contenuti se si facesse ancora ricorso a quel metodo che ho cercato in maniera molto imprecisa e mi perdonerete di illustrare anche oggi con voi, ricordando Giugni sempre con molta passione. Grazie. Grazie molte alla professoressa Silvana Sciarra. Mancano gli applausi, dovremmo. Ormai siamo organizzati telematicamente, Simone, dobbiamo fare degli applausi registrati per gratificare chi ci dà così preziosi contributi. Ci arriveremo, dai, ci siamo. Allora, quindi come avete visto, poi vedo che gli studenti sono tanti, Silvana, sono tantissimi. Perché c'è anche il corso di diritto del lavoro di Pasqualino, quindi il corso è un po' più, come dire, opzionale, quindi non ha tanti studenti, ma l'abbiamo fatto a sezioni unite perché la platea fosse più vasta. Grazie davvero. Ci sono anche i miei, Ci sono anche quelli di Alberto, quindi dicevo qui ci viene dimostrato ancora una volta come ci sia questo virtuoso intreccio fra teoria, prassi e legislazione promozionale, come dire, il frutto di questo virtuoso intreccio, potrei dire, è una legge con un'anima, ecco, è una legge che ha un'anima, che ha dei presupposti culturali, delle scelte culturali di fondo molto forti. E questo è toccato allo Statuto dei Lavoratori, ma pochissime leggi nell'ordinamento post-costituzionale, no? Purtroppo non abbiamo poi avuto neanche la possibilità politico-sociale di grandi elaborazioni, di grandi costruzioni normative che avessero come retroterra, e uso la parola italiana, non la corrispondente inglese, pur cause, così forte, così culturalmente forte. Adesso appunto sentiamo che ci dice Antonio Bailos Grau appunto sulle leggi con l'anima, sulle leggi di sostegno, di promozione. Prego Antonio.
Non ti sentiamo, hai l'audio spento. Allora sì, no? Ora va, ora va. Allora va perché effettivamente aveva dimenticato di premere questo tasto importantissimo che dice qui. Che se no non... Bene, allora io, come si dice, veramente sono lieto, non è una frase, diciamo, una frase così per cortesia, veramente sono lieto di partecipare a questo seminario. E poi con la Silvana, che diciamo io provo una grande ammirazione, una grande amicizia, e veramente con tutti voi, con Alonso Mazzotta, con tutti tanti, tanti amici e amiche che sono qui collegati con questa cosa. Sono un po' sono un po' intimorito, no? Perché, diciamo, prima di tutto io parlo, come sapete bene, in un dialetto itagnolo, che il quale, diciamo, meno male che tanti di voi siete già abituati ad ascoltarmi, quindi non c'è problema, e se no Simone sarà, diciamo, il mio traduttore in questi, quando abbia qualche dubbio, no? E lui mi permetterà di... Bene, allora, io diciamo che mi sento, diciamo, in un certo imbarazzo. Perché? Perché come straniero, come proveniente da una cultura giuridica storicamente distante, come mai può rivisitare una, diciamo, un gigante, una persona tanto, tanto interessante, suggerente come Gino Giugni, e poi, diciamo, una figura di spicco nel diritto del lavoro italiano, no? E allora ho pensato che ovviamente... Come un tempo, 7 anni fa, Lorenzo Gaetta mi ha fatto, con Lorenzo Gaetta e Paolo Pascucci, mi hanno fatto fare un esperimento, un'esperienza molto, molto simile, sempre su Giugni, e che, diciamo, che era un po', o almeno l'ho pensato, come, diciamo, come fare un ponte, no? Un ponte dottrinale tra l'Italia e Spagna. Io, un ponte tra culture, un ponte dottrinale. Un ponte dottrinale è l'espressione che in una intervista molto importante dal mio punto di vista che hanno fatto Giovanni Cazzetta e Silvana Sciarra a Miguel Rodríguez Piñeiro è stata pubblicata ai quaderni fiorentini, diciamo, nel 2013, no? E quindi effettivamente la metafora del ponte è, diciamo, che evoca uno scenario dove ci sono due sponde e dove, diciamo, si può riflettere, diciamo, da una riva all'altra, no? Di un tempo storico a un altro, perché figuratevi che voi, se stiamo parlando di un'opera importantissima, l'introduzione allo studio dell'autonomia collettiva, che è dell'anno 60, ma l'anno 60 in Italia e l'anno 60 in Spagna è un'altra, è assolutamente diverso, no? Cioè l'anno 60 in Spagna è l'anno della pubblicazione di un'opera molto molto importante di Miguel Rodríguez Piñeiro, che si chiama L'efficacia, cioè l'efficacia generale del contratto collettivo, no? Ma invece, diciamo, in questo momento, diciamo, ovviamente Miguel Rodríguez Piñeiro non conosceva ancora Giugni. Lui va a conoscere Giugni a Roma all'anno 62, 2 anni dopo, cioè con una borsa che ha ottenuto, diciamo, per il Ministero del Lavoro, una cosa del genere. Ma è importante che questo primo studio del contratto collettivo che ha fatto Rodríguez Piñeiro in Spagna partiva del contratto collettivo come legge della categoria, ispirato piuttosto nella tradizione un po' francese della legge generale de Dugui, no? E poi non tanto nell'approccio delle fonti anglosassoni che diciamo che ispiravano lo studio di Giugni, che oggi diciamo Silvana ci ha parlato anche di questa storia, no? Tanto così che Rodríguez Piñeiro, per esempio, non considerava utile per il discorso spagnolo questa impostazione, no? Legato, perché l'impostazione più importante diciamo in quel momento era la legge, il ruolo determinante della legge come fattore
determinante della capacità negoziale della rappresentanza e dell'efficacia dell'accordo. Se io vi porto questa, diciamo, questo accenno, è soltanto perché potete, diciamo, misurare la immensa distanza negli anni 60 della, diciamo, della cultura lavoristica spagnola e la cultura lavoristica italiana, che veramente in quel momento Giugni ha capovolto, no? dal punto di vista. Evidentemente ci sono anche dei qualche fattori che allontanavano la recettività di questo saggio, no? Prima di tutto, oggi per la gente che ci sta ascoltando, questo sarà qualcosa di ridicolo, no? Ma negli anni 60 e poi anni 70 anche, la difficoltà di circolazione del pensiero era enorme. Anche la, non so se, diciamo, qualcuno, io anche che sono un pochino più giovane, noi facevamo sempre delle fotocopie, no? Noi andavamo sempre a fare delle fotocopie come, diciamo, come la ricerca di un tesoro perduto, no? E questo per noi era importantissimo. E anche l'ancoraggio dottrinale spagnolo, della dottrina spagnola, era un ancoraggio sul rapporto individuale, sul contratto, sul rapporto individuale del lavoro, no? E la logica, ovviamente, la logica contrattuale individuale è il potere aziendale, l'organizzazione aziendale. Tanto che la rappresentanza, diciamo, i piccoli organismi di rappresentanza che venivano sviluppati in quegli anni lì, diciamo, venivano contemplati, venivano abordati dalla manualistica come organismi dell'azienda, come, diciamo, una forma di espressione dell'organizzazione aziendale. Quindi per farvi capire che veramente, diciamo, lo sguardo per l'Italia dei giuristi di lavoro spagnoli è stato innanzitutto un sguardo più, diciamo, più tardivo, no? Un pochino più tardivo. E qual è stato quello che, diciamo, dall'inizio ha ottenuto, no? La capacità ha tirato l'attenzione della cultura giuridico-lavorale, giuridico-lavorista spagnola. Soprattutto, innanzitutto, il riformismo legislativo e l'idea della politica del diritto. Cioè un movimento di riformismo, un movimento di riformismo sociale e della propria dottrina lavoralistica, no? E quindi c'è stata questa capillarità della produzione dottrinale italiana dagli anni 73-74 in poi, e poi sempre sull'ondata dello Statuto dei Lavoratori. Cioè il grande ambasciatore della dottrina italiana è stato, diciamo, lo Statuto dei Lavoratori, che poi diventa anche non soltanto per la dottrina, accademica, no? Ma anche per, diciamo, l'organizzazione operaia, l'operaismo del momento spagnolo. C'è stato molto molto importante parlare dello Statuto dei Lavoratori come quasi un feticcio, no? Un feticcio, un luogo veramente importante. E poi, secondo, ovviamente, l'idea, la propria idea del diritto sindacale, la propria idea di conformare il diritto sindacale sulla scia dell'autonomia collettiva. E questa è un'idea che oggi pensiamo, ovviamente, che è un'idea ovvia, no? Ma che in quel tempo c'era un motto molto importante, no? per la concezione, per ricostruire il complesso dogmatico italiano. E terza, la costituzionalizzazione del diritto del lavoro. Questo è stato innanzitutto il nocciolo di un grandissimo rinnovamento, e che, diciamo, la Costituzione spagnola, la Costituzione 78, ha ricevuto una grande ondata, una grande linea di ricostruzione del lavoro come centro di gravità permanente dei diritti sociali, no? E questo ovviamente
e lì cominciamo a, a parlare di Giugni come in modo protagonista, è stato diciamo un grande convegno a Siviglia, organizzato sempre da Rodríguez Piñero, sulla Costituzione spagnola, nella quale Giugni ha parlato, ha spiegato in modo molto, molto didattico l'idea dell'ordinamento sindacale, di fatto, e che ovviamente diciamo, non ha avuto una, come direbbe, non c'è stato capito, no? Non c'è stato capito come una possibilità di sviluppo, come no, ma c'è stato Messia, è stato diciamo ascoltato come un modo di mettere di rilievo l'idea dell'autonomia collettiva e del pluralismo collettivo come un motore fondamentale della democrazia. E questo, io penso che questo non soltanto lui, c'è stato tanta gente, ma questo è stato un elemento molto importante. Allora, molto in fretta, perché credo che qual è la traccia di Giugni tramite diciamo questa idea che ci ha parlato della riscoperta del politica, della politica del diritto, della legislazione previdenziale. Qual è la traccia veramente diciamo personale di Giugni? Beh, vediamo che nell'anno 80 noi abbiamo il nostro statuto dei lavoratori, che non ha niente da fare con il vostro statuto dei lavoratori, come sapete bene. Noi avevamo un grande dirigente sindacale che era Marcellino Camacho, il quale pensava che quando hanno messo sulla Costituzione la legge redigerà un statuto dei lavoratori, stava pensando nello statuto dei lavoratori italiano. Invece non è stato così, tranne diciamo una parte dello statuto che era sulla contrattazione collettiva. Ma l'anno 80 c'è stato prima di tutto il libro, diciamo la pubblicazione di un libro per noi diciamo importante, il momento che è il primo libro che ha parlato del diritto sindacale con un'autonomia scientifica, che è quello di Antonio Ojeda Avilés, che è stato un libro soprattutto molto, molto, e tre anni dopo, per quelli che non avete in mente diciamo la temporalità, la tempestività delle diciamo degli avvenimenti spagnoli, l'anno 82 è stato il trionfo socialista, ottobre del 1982, dopo il colpo di stato dell'81, no? Noi abbiamo avuto un colpo di stato fortissimo e che diciamo l'82 è stato ovviamente la grande vittoria del Partito Socialista. L'anno 83 è stato tradotto questo libro che porto con me così e che porto come una reliquia, e che è il diritto sindacale di Giugni. E il diritto sindacale di Giugni lo hanno tradotto José Vida Soria e Jaime Montalvo Correa, che eravano due professori dell'Università di Granada, due cattedratici dell'Università di Granada, e che erano giuristi organici legati al Partito Socialista e all'Unione Generale del Trabajador, al Sindacato Socialista. Cioè, diciamo, Giugni è tradotto e incorporato alla pubblicistica spagnola da parte di, diciamo, dei giuristi molto compromessi, no? In questo riformismo così. E loro dicono, io non mi resisto a dirvi qualche cosa importante, no? Perché dice, no, perché facciamo questa traduzione? Dice, no, perché l'opera è una stimabile dottrina giuridico-sindacale, ma, e questo è importante, ma c'è ancora molta strada da fare prima che noi spagnoli possiamo apprezzare opere con le caratteristiche di questa. No? E questo è interessantissimo dal mio punto di vista, questa idea di dire, diciamo, non siamo ancora in grado di apprezzare la finezza. Siamo che non è l'autonomia, non è l'introduzione all'autonomia collettiva, no? È il suo manuale, quindi una diffusione più accademica, no? Più didattica, no? E poi dice, no, questa è una tradizione opportuna, ma non può essere utilizzata dai lettori spagnoli come una informazione né della legislazione né delle dottrine italiane, ma il suo valore è formativo accademicamente e innanzitutto è un contributo al metodo di approccio
delle istituzioni giuridici sindacali che noi non conosciamo, no? Questo è un mondo, cioè è l'idea di apertura di un mondo, che è l'idea dell'apertura di un mondo al mondo giuridico, al mondo dell'analisi giuridico, di un fenomeno sociale, il quale il rapporto tra, diciamo, l'apprezzazione, l'apprezzamento positivo del giurista non è niente. Allora, è un modello di trattamento unitario, congruente, armonioso e in vigore, con grande rigore, del sindicalismo e del diritto sindacale. Dice, purtroppo, i traduttori dicono, no? L'ordinamento giuridico sindacale italiano non deve essere imitato, e questo a me mi fa ancora ridere, no? Dice, ci serve per conoscere i problemi, ma non per importare le soluzioni. Ah, e questo lo dicono due personaggi che ovviamente stanno facendo le leggi in quel momento, anno 83, la grande legge non è tanto la legge promozionale nostra, non è tanto lo statuto del lavoratore, ma è soprattutto la legge sindacale, la legge organica della libertà sindacale che c'è stato l'anno 84 e che ovviamente è una legge nella quale c'è anche la tutela della libertà sindacale, la tutela antisindacale e quindi questo... Devo dire che nell'anno 83 questa opera, il diritto sindacale di Nuni, è stato, diciamo, un simbolo di una grande connessione, una riconnessione profusa e complessiva tra la cultura accademica giuslavoristica italiana e la cultura giuslavoristica spagnola, no? Il grande, diciamo, urditore del ponte, il grande costruttore del ponte è stato Rodríguez Piñeiro, non soltanto, ma Rodríguez Piñeiro, ma anche, diciamo, la scuola di Valencia, ma soprattutto Rodríguez Piñeiro con, diciamo, il collegamento con la scuola di Bari, no? E questo è stato un punto molto, molto importante. E poi diciamo, immediatamente, anno 85, anno 86, anno 87, c'è stato quello che poi possiamo parlare, e un giorno ne parleremo di più, con la fratellanza giuslavoristica italo-spagnola degli anni, che veramente, diciamo, sbocca su un'esplosione di scambi culturali e una grande, diciamo, una grande diffusione, una grande, come direbbe, una grande possibilità di osmosi, no? Tra, diciamo, la cultura, i problemi teorici, i problemi di costruzione dogmatica, i problemi metodologici, tra loro ovviamente la interdisciplinarità, eccetera, tra loro e noi. Terzo elemento, mi sembra molto importante, la politica del diritto e le riforme legislative, no? Cioè, qual è il ruolo della legge, no? Qual è il ruolo della legge e qual è il ruolo dell'autonomia collettiva bilaterale? Che, diciamo, l'autonomia collettiva bilaterale, le circostanze storiche spagnole in quel momento facevano anche che fosse un'autonomia, diciamo, fuori, al di fuori della, diciamo, dello schema che aveva pensato lo Statuto dei Lavoratori, che era un contratto collettivo erga omnes, no? E quindi lì c'è stato per 2 o 3 anni una possibilità di sviluppare uno spazio collettivo privatistico all'idea, diciamo, con la possibilità di sviluppare un po', diciamo, le relazioni che in Italia, diciamo, in attuazione dell'articolo 39 abbiamo fatto. Questo ovviamente è finito, oggi questo non esiste, ma in quel momento si parla anche della legge, no? Qual è il ruolo della legge, no? Qual è il ruolo della legge in quel momento? Sembra che sia innanzitutto un ruolo di promozione del sindacato, dell'organizzazione sindacale. Per questo vi dico che il testo più importante è la legge organica della libertà sindacale, la tutela della condotta antisindacale, una legislazione di sostegno dell'organizzazione sindacale e la concezione, la idea che il diritto del lavoro è un strumento di promozione dello stato sociale.
E questo è un po', diciamo, un fatto che sia, diciamo, quello che da noi ci dice, no? Il centro-sinistra politico, eccetera, e anche la sinistra, no? E il movimento sindacale nel suo insieme. E innanzitutto noi, i giuslavoristi, tramite la creazione di una grande rivista nell'anno 86 che si chiamava Relaciones Laborales, con la, diciamo, con, sotto la direzione di Miguel Rodríguez Piñero, ha fatto, diciamo, una specie di fronte, no? Di fronte comune, nel quale questa idea promozionale del diritto, una legge che promoziona il fatto sindacale e il diritto del lavoro come una accomplissement, come un fatto di, diciamo, di realizzazione dello Stato sociale, è diventato, diciamo, un luogo egemonico, no? Un luogo egemonico di partenza come tale. Con la, diciamo, con la immediata, diciamo, con la, l'aiuto immediato della giurisprudenza costituzionale, che di un punto di vista, diciamo, di chiusura, chiude questa idea della promozionalità della legge e la importanza del soggetto sindacale e anche l'autonomia collettiva, con, diciamo, con la, il legame di questo fatto con, diciamo, la, lo schema costituzionale, no? La previsione costituzionale del lavoro come tale. Pertanto la giurisprudenza costituzionale, nella quale una volta di più i giuslavoristi hanno una importanza grande, non è soltanto perché il magistrato sia Rodríguez Piñero, un magistrato della Corte Costituzionale, diciamo dal punto di vista strategico, perché la giurisprudenza della Corte Costituzionale a partire del 1986, ma anche la gente che, diciamo, gli assistenti, no? Che fanno i letrados, diciamo noi, che aiutano anche a fare le sentenze, sono Fernando Valdés, Javier Matia, personaggi molto molto conosciuti, Maria Fernanda Fernández poi dopo, quindi personaggi accademicamente forti, importanti, no? E quindi è soltanto il paradosso è che Giugni, diciamo, questo pensiero forte, no? De un ruolo, diciamo, del legislatore promozionale, eccetera, eccetera, è stato un elemento culturale che è stato molto ben assimilato dal, come dico, non soltanto dal pensiero sindacale e dalla teodicea, per così dirla, politica, ma anche ovviamente dal punto di vista teorico-accademico, no? Come dottrinale, come tale, no? E poi, diciamo, il paradosso è che questa grande opera dalla quale stiamo parlando, dell'introduzione all'autonomia collettiva, sia soltanto tradotta nel 2004, cioè già nel secolo XXI, no? E quindi quest'opera, che ovviamente tanti conoscevamo già, no? Cioè che abbiamo letto in vernacolo, in italiano, ma qui, diciamo, è fatta, diciamo, pubblicare nel 2004 anche da personaggi dell'Università di Granada, Monereo e Fernández Avilés, in una collezione come un classico. Cioè Giugni, ovviamente, nel 2004 è trattato come se fosse di Guy, come se fosse, diciamo, le grandi classici del pensiero giuridico degli anni 30, no? Per esempio, no? E quindi è presentato come così, con uno studio molto grande. Ultima, per incamminarmi al finale, perché io sono così un po', come direbbe, incontinente, no? Incontinente verbale, certamente, no? Aspettiamo che non è un altro punto, ma... Qual è le tracce, l'eredità, no? Qual è la incidenza dogmatica, dottrinale, molto rapidamente? Io credo che prima di tutto c'è questo comparatismo come contaminazione culturale. Io credo che oggi Silvana Sciarra ci ha dato qualche indicazione su questo. E cioè, diciamo che il comparatismo da noi, dalla dottrina spagnola, è capito piuttosto come un aprirsi alla conoscenza di altri sistemi giuridici, no?
e portanto come un modo di compensare, di balance, di fare un bilancio tra, cioè, tra questa conoscenza e la, il deficit della teoricità interna. No? Da noi è stato sempre un utilissimo punto di riferimento. Il secondo punto è la importanza dell'interpretazione creativa. Questo, diciamo, altro che l'esegeci, altro che l'inquadramento normativo, sistematico, classico, così, cioè la invenzione di strumenti concettuali che si adattano alla realtà e al disciplinamento della materia di studio e poi trasformano le figure accademiche. Della figura classica che noi abbiamo, del professore avvocati, sorge l'idea del professore, dei professori intellettuali, no? Cioè un rapporto informale tra questo lavoro immateriale che noi facciamo e l'interesse collettivo dell'organizzazione sindacale. Questo non lo conosciamo noi, no? Non lo conoscevamo. No? E un po' invece è un fatto che a partire dagli anni 80 e terzo, ovviamente, la creazione stralegislativa del diritto, l'idea di un'autonomia, diciamo, di una, della natura elastica, certamente del contratto collettivo, dello spazio dell'autonomia e dell'autotutela collettiva come un spazio di autodecisione, di autodeterminazione. E gradualmente, sì, soprattutto negli anni 90 in Spagna, ci sono gli anni nel quale si scopre questa, diciamo, della grande scoperta di questa idea, di questa possibilità di un campo autonomo di creazione delle regole che in un modo informale determinano la creazione reale, la creazione stralegislativa del diritto come tale. E questo ovviamente, scusami, si mette in rapporto con il dialogo sociale, no? Il dialogo sociale, la contrattazione, la concertazione sociale e la interlocuzione politica tra potere pubblico e agenti sociali, no? E lì, diciamo che in Spagna la creazione, il processo di creazione e emanazione della cornice istituzionale sul lavoro, sulla regolamentazione del lavoro, ha un'inserzione molto forte in queste dinamiche di concertazione sociale, al punto, credo, di poter avanzare qualche riflessione sul neocorporativismo della fine degli anni 80, che poi è anche una problematica molto comune con l'esperienza italiana come tale, no? E ultimo, io credo che l'atmosfera culturale alla quale si è anche riferito, ha parlato Silvana, l'atmosfera culturale sul consenso e l'innovazione, no? Cioè una connessione tra il sindacato e l'azienda che non è soltanto una connessione attraverso il conflitto, no? Attraverso il contrasto, no? Ma anche c'è una certa cultura aziendale nella quale il sindacato ha un ruolo nella bilateralità, no? Del rapporto, ma un ruolo non è qualcosa assolutamente subalterna, non è un soggetto non interessato, no, a questa cultura dell'azienda, no? Ma un partecipe, un protagonista anche nel quella. No? Bene, e quali sono le conclusioni che io posso, molto con grande velocità, condividere con voi? No? Bene, io credo che c'è questo esercizio che si bisognava fare, che si bisogna fare ancora, per noi è molto importante, del ponte dottrinale, cioè il sostegno di una cultura, che è la cultura giuridica giuslavorista,
e in, diciamo, in questo personaggio importantissimo che c'è stato Giugni, no? come una figura molto specifica, dico di sostegno del crescere e dello sviluppo del diritto del lavoro in Spagna, no? Questo è una realtà che qualcuno può sperimentare, no? Cioè questo rapporto tra il diritto del lavoro, la cultura lavoristica italiana e l'emergere, no? L'emergenza del diritto del lavoro e della dottrina lavoristica spagnola è molto, molto importante. E lì c'è anche molto interessante questo spostamento, no? di questa capacità della legge dell'impulso politico per riformare, per utilizzare le strutture, la cornice istituzionale del diritto del lavoro come sostegno dello Stato sociale. Ovviamente questa circolazione delle grandi idee è stata una circolazione asimmetrica, no? Oggi se io guardo verso indietro, no? E vediamo gli anni 80, e grandi idee che sono state oggetto di dibattito lì, oggi sono luoghi comuni, no? Luoghi comuni di entrambi dottrine, di entrambi spazi culturali. Ma in un momento io credo che c'è stato molto, molto, molto importante questa idea. E purtroppo oggi invece sono qualche marcia indietro, no? Cioè c'è un rinchiudere dello spazio culturale dei giuristi di lavoro spagnoli. Non ho capacità di dire se questa tendenza è anche una tendenza condivisa dai giuristi di lavoro italiani, in modo che la interpretazione esegetica e il rifiuto della curiosità comparatista, la lassità di non volere rimuovere le grandi nozioni, i grandi fondamenti teorici su quali hanno costruito le certezze del suo sapere come tale, la difficoltà della critica. Tutto quello sono, credo, piccole e preoccupanti linee di controsviluppo di quello che invece io ho voluto e ho creduto poter trasmettere in questo intervento, come vedete, è assolutamente, è marginale, no? Nel senso di abordare soltanto i margini di un lavoro come quello che stai facendo sulla grande figura del diritto sindacale italiano, che è senz'altro Gino Giugni. Vi ringrazio tanto dell'attenzione e sono alla vostra, evidentemente mi apro alle domande, interventi eccetera che dopo di questa possiamo parlare. Grazie Antonio. Per nulla, c'è un riverbero, se magari qualcuno chiude forse il microfono. Grazie, per nulla marginale l'intervento, anzi piuttosto centrale. Abbiamo ascoltato le parole chiave che sono state ponte, ambasciatore, comparazione. Quindi Giugni ha aperto un ponte di comunicazione allo statuto, che è una sua creatura. È stato ambasciatore anche della cultura giuslavoristica italiana. Quindi anche l'intervento del professor Bailos Grau conferma l'idea che appunto circola nelle riflessioni che stiamo facendo circa la
la centralità del ruolo del giurista che, oltre a costruire castelli teorici, interviene in corpore vivo nell'attuazione legislativa, dando un segno forte all'intervento legislativo, come ho già detto, non si vedrà poi in seguito. Allora, le cose che sono state dette sono molte, tutte molto stimolanti e interessanti. Fra gli ascoltatori, oltre agli studenti che, come temo sempre capita, saranno più che timorosi di intervenire, abbiamo dei dottorandi e dottorande, e oltre agli amici e colleghi in gran numero, ai quali apro naturalmente la possibilità di intervenire e di interloquire. C'è anche Franco Liso, che però lì si cela. Eccolo. Però magari la camicia è bella, però se vedessimo anche il tuo volto non ci dispiacerebbe. Le dottorande sono sempre prodighe di interventi. Posso prendere la parola io? Vai, Simone. Grazie. Buongiorno, buon pomeriggio nuovamente a tutti. Grazie infinite ai nostri relatori di oggi, alla professoressa Sciara e al professor Bailos, che ci hanno veramente arricchito con questi densi interventi. Io, ascoltando, come dire, i diversi temi trattati, ho certamente colto come elemento in comune delle due relazioni e quindi degli aspetti del pensiero e del contributo di Giugni rispettivamente trattati, la propensione alla comparazione e alla contaminazione fra esperienze, dottrine, idee e anche interventi istituzionali di paesi diversi, quindi lo scambio dalle esperienze con l'America allo scambio più continentale europeo tra Italia e Spagna e le contaminazioni. C'è però un ulteriore elemento, un ulteriore livello su cui sempre i nostri ospiti odierni sono dei maestri, nel senso che abbiamo l'ordinamento dell'Unione Europea. Ora semplifico, servirebbe un altro seminario, però mi piace ricordare che il professor Bailos e la professoressa Sciarra hanno curato proprio 25 anni fa col professor D'Antona, se non sbaglio, un dizionario del diritto del lavoro comunitario. E allora, senza aprire una finestra sull'Unione Europea che costituirebbe una deviazione rispetto all'oggetto di oggi, e senza parlare del ruolo istituzionale nella regolazione di vari istituti, mi chiedo, proprio con riferimento alle tematiche sindacali, al ruolo del sindacato e alla contrattazione collettiva, che cosa ci poteva essere, che cosa c'è stato, che cosa non c'è a livello di Unione Europea, magari anche alla luce di quegli strumenti concettuali che ci sono stati descritti, che hanno fatto parte più delle esperienze domestiche nazionali, e quindi anche così, visto il vostro autorevole contributo fornito su questi temi, mi chiedo sul piano sindacale se possiamo essere delusi o soddisfatti, che cosa possiamo, diciamo, riconoscere come elemento più significativo in questa fase a livello europeo. Ecco. Ma io direi che se ci sono altre domande, così poi rispondono in unica soluzione. Franco, vuoi intervenire? Franco, sì. Hanno alzato la mano Franco Liso e Maria Vittoria Ballestrero. Cediamo prima la parola alla professoressa Ballestrero, intanto che Franco si organizza. Vai, prego. Grazie. No, io avevo una domanda per Silvana. Allora,
Nel seminario che abbiamo fatto tempo fa, Riccardo Guassini ed io, rileggendo Tarello, io ho sottolineato il punto in cui Giovanni Tarello contesta a Giugni alle dottrine che gli sono vicine. Questa idea della continuità tra la teoria dell'ordinamento intersindacale e l'intervento della legge, della legge promozionale. È un punto su cui io francamente sono d'accordo con Tarello, perché anch'io vedo discontinuità tra le due cose, però non è di questo che volevo su questo che volevo interrogare Silvana, che invece ha illustrato proprio questa continuità, ma chiederle se nella discussione attuale, e soprattutto la discussione che si è sviluppata molto più recentemente sull'ipotesi di un intervento legislativo sul salario minimo, e che si sviluppa intorno alla constatazione della situazione in cui versa la contrattazione collettiva attualmente, la giungla contrattuale, il dumping contrattuale, la presenza di un numero quasi 900 contratti collettivi nazionali, si va diffondendo un orientamento favorevole ad un intervento della legge. Un intervento, la legge sulla rappresentanza, la legge la cui funzione fondamentale sembra essere quella di operare direttamente sul sistema della contrattazione collettiva, selezionando contratti specialmente al fine di individuare quelli qualificati per il trattamento economico minimo, per quella che a mio avviso viene presentata come generalizzazione della sentenza della Corte Costituzionale sulla disciplina delle cooperative, ma che in realtà è un'estensione erga omnes della parte salariale, di alcuni contratti collettivi. Ecco, qui francamente, come può essere e se può essere costruita una continuità rispetto alla teoria dell'ordinamento intersindacale, che rappresenta, giustamente lo ha ribadito Silvana, una delle basi teoriche fondamentali del nostro diritto sindacale. Grazie. Franco? Però accendi il microfono, che mi pare che è spento. Sì, sì. Beh. Vai. Ciao. Ciao, bello. Mi spingete agli armarcord. Stavo pensando che se fosse stato possibile farvi vedere una foto che io ho, che fece Bruno Veneziani a Granada, dove stanno insieme Canfroind, Giugni e Rodriguez Pinheiro. Ecco, che sintetizza molto di quello che ha detto Antonio e Silvana. Niente, volevo solo brevemente dire che condivido l'idea di Silvana circa l'attualità dell'insegnamento di Giugni. In una situazione così turbolenta come quella attuale, si vede che la legge non è capace a tessere una efficace regolamentazione. Lo strumento dovrebbe essere quello dell'autonomia collettiva. Ecco, e quindi si ripone, forse in una nuova versione ovviamente, il tema caro a Giugni di come sostenere in questo frangente, ecco, le organizzazioni sindacali in questa opera di tessitura. Ecco, io sono contro l'idea del legislatore onnisaccente che riesce a fare dei vestiti su misura. Questa tessitura molto sottile non può che farla la contrattazione collettiva. Quindi il problema principale è proprio come oggi sostenere la contrattazione collettiva. Ecco, che tipo di legge? Ecco, io stavo vedendo un po' la Carta dei diritti universali fatta dalla CGIL
che mette i piedi nel piatto, no? E vuole proprio applicare l'articolo 39. In effetti questa esigenza c'è, però secondo me quella idea della CGIL di intervento non risponde veramente ad una finalità promozionale della regolazione collettiva. In verità si sostituisce a quella fatta dalle parti sociali. Ecco, in verità se ci si mette sul canale del 39 tornano inevitabilmente le censure, no, storiche di Mancini. E lo stesso Giugni, quando stava nella commissione Bozzi, no, chiese che si modificasse la seconda parte dell'articolo 39, che dà impaccio ad una vera legislazione promozionale. Ecco, quindi il problema che dovremmo avere di fronte è come cercare di dare veramente gambe al testo unico che hanno fatto le parti sociali, che hanno già condiviso molte regole. Ecco, ma queste regole credo che trasposte nella legge perdano molto della loro, per esempio, insomma, ci sono il sistema della CGIL cerca di risolvere il problema più delicato, che è quello della delimitazione dei perimetri contrattuali. Ecco, questo è un problema irrisolvibile. La CGIL dice lasciamo alla stessa contrattazione collettiva il risolverlo, ma questo lo si è fatto nel pubblico impiego, perché l'ARAN rappresenta tutto il mondo datoriale del lavoro pubblico. Invece al di fuori di questo mondo c'è una pluralità di confederazioni che è difficile che tutte insieme trovino un accordo su questi perimetri, e anche se lo trovassero rimarrebbe sempre il problema della tutela della libertà sindacale di quei gruppi che volessero affermare una loro autonomia. Ecco, qui c'è un'idea che Gino, ricordo, aveva elaborato, quella di dire bisognerebbe consentire al gruppo che ritiene di avere una rappresentanza di delimitare l'ambito nel quale vuole che questa sua capacità rappresentativa venga misurata. Insomma, è un tema molto attuale sul quale le riflessioni di Gino Giugni possono tornare molto utili. Tutto. Grazie. Grazie Franco. Ci sono ancora interventi? Mi pare che nessuno abbia alzato la mano, quindi lascio la parola ai nostri ospiti per rispondere alle sollecitazioni. Prego. Comincia Silvana. Forse sì, volentieri. Sarebbe una parte di queste domande sarebbe anche da girare ad Antonio, no? Perché Antonio, che ha un occhio così attento anche sulla dottrina italiana e sulla storia del diritto del lavoro italiano, potrebbe forse anche rispondere, per esempio, alla domanda di Maria Vittoria. Cioè, mi incuriosirebbe sapere come Antonio vede, se vede questa continuità fra la teoria dell'ordinamento intersindacale e la legislazione promozionale, e soprattutto quanto e se questa continuità ha influenzato la dottrina spagnola. Però provo allora su quello che dice Franco Liso, io non aggiungo nulla, perché Franco ha sempre il polso critico della situazione e una visione anche molto, molto precisa sugli sviluppi futuri da imprimere alle riforme da fare. E io non mi avventuro su questo terreno. Dico solo che la storia va avanti e la sfida dei modelli teorici si percepisce sempre, giorno dopo giorno, senza per questo smentire come dire, la purezza del loro impianto originario. Quindi non c'è dubbio che si potrebbe immaginare oggi un intervento del legislatore in forma ausiliaria, ancora una volta, della contrattazione collettiva, senza per questo smentire del tutto le teorie originarie di Giugni.
discorso. Quello che io credo è che Giugni appunto avesse difeso quel modello di astensione, abbiamo detto astensione non intervento del legislatore, in una fase in cui storicamente lui era uno studioso tra l'altro del periodo corporativo, il famoso saggio esperienze corporative e post corporative, in cui voleva non tagliare con cesure troppo nette il quadro della continuità delle organizzazioni sindacali. Era una attenzione molto cauta. In fondo l'articolo 39 proponeva quel modello di sindacalismo accentrato, che era quello che c'era al tempo. E tra l'altro non dimentichiamo che c'era un sindacalismo unitario al momento dell'emanazione della Costituzione. Quindi c'è, secondo me, un'idea che io trovo ancora molto importante del giurista riformatore che non necessariamente opera con forti cesure, ma che stabilisce continuità fra gli interventi riformatori. Per questo ho insistito molto su questa sua idea della programmazione riformista. Ecco. Quindi io francamente non vedrei un contrasto, se ce ne fossero le condizioni, non vedrei un intervento del legislatore oggi a sostegno. E prima ho detto, si possono immaginare tante forme di sostegno della contrattazione collettiva oggi. Per esempio, c'è un modello premiale, laddove ci sono contratti collettivi si introducono misure premiali per i soggetti che attingono a questa fonte. Non vedrei questo assolutamente in contrasto con un impianto originario della teoria giugniana. Però è anche vero che le teorie devono adeguarsi ai tempi. Noi oggi ricaviamo da quella impostazione uno stimolo a guardare con occhi anche forse più edotti, più attenti, sotto i nostri occhi, ma certamente abbiamo una realtà oggi molto molto più complessa di quella che aveva Giugni davanti a sé negli anni 60. Credo però che questi esempi di protocolli o di accordi che si sono visti nella prima fase del primo lockdown, quindi nell'avvio di questa lunga e tragica vicenda della pandemia, riproponessero un po' un modello di autonomia collettiva intesa come sede di formazione del consenso, quindi come sede di alleggerimento del contrasto e del conflitto. Non so se funzionerà, bisognerà vedere come questi modelli prendono corpo in modo più preciso via via che si supererà l'emergenza. Però io trovo ancora quello spirito originario della idea giugniana, che è la composizione del conflitto attraverso il coinvolgimento dei soggetti che, se vogliono, possono usare il conflitto come strumento, ma se no possono creare delle norme che, condividendole, nascendo da una spinta condivisa, sono norme che si prefiggono di regolamentare abbastanza bene, abbastanza efficacemente la materia che devono trattare. Credo che, tra l'altro, la vicenda europea, e qui mi collego alla prima domanda, in un certo senso confermi ancora la vitalità di questo modello, perché in fondo è o non è il modello dell'articolo 152 un modello promozionale, no? È un modello promozionale di sollecitazione delle parti sociali quando se ne creano le condizioni, ma se le condizioni non si creano il legislatore europeo interviene. È chiaro che sulla questione del salario minimo, come cercavo di dire prima, che è stato il grande ritorno sulla scena del dialogo sociale dopo un lungo silenzio, e le posizioni sono molto distanti tra i sindacati europei. E qui vengo al dunque. Non è forse che la grande riforma, più che dal legislatore, dovrebbe nascere dai sindacati? C'è qualcosa che non va nel modo in cui i sindacati si organizzano? Forse è corretto quello che dicono gli autori del numero della rivista che ho citato prima più volte, che puntano gli occhi sul mancato controllo degli statuti interni a base democratica, no? Questo pilastro poi dell'articolo 39, che nonostante la mancata attuazione è sempre lì ed è una guida. Non è forse da lì che dovrebbe davvero rinascere il sistema dell'autonomia collettiva? Non dovrebbero forse i sindacati, in maniera un po' più dinamica, articolarsi e guardare la realtà sociale che è intorno a loro, e forse in questo modo dialogare anche in maniera, come dire, innovativa con il legislatore? Perché
c'è un ritardo, con questo dico una banalità, e c'è anche una complessità nell'adeguare anche le nuove formule, che sono anche interessanti da un punto di vista non solo teorico, quelle per esempio dei grandi sindacati transnazionali o sindacati globali, che potrebbero intervenire per esempio nel rispetto dei diritti fondamentali, dei diritti umani, nelle catene del valore, potrebbero articolarsi come soggetti che non soltanto creano gli standard con le imprese, quando sono interlocutori delle imprese, ma aiutano a rendere questi standard effettivamente applicati, e quindi sono, diciamo, i tutori, i primi tutori, i primi osservatori dell'esatta applicazione. Quindi credo che io mi sentirei di spingere molto sul fronte di un'autoriforma dei soggetti collettivi, e credo che in Italia, se dovessimo mai approdare a delle nuove formule di legislazione di sostegno della contrattazione collettiva, o addirittura di intervento diretto nel regolare, per esempio, la retribuzione minima. Ecco, credo che davvero l'autoriforma dovrebbe riguardare anche i soggetti rappresentativi delle organizzazioni dei datori di lavoro, perché anche quella parte dei soggetti che rappresentano i datori. Quindi io mi muovo su di un piano, come dire, ancora di grande affezione al modello originario, molto consapevole che quel modello non è per sempre, è un metodo, è uno stimolo, è un intuito che ci torna e che con cautela riadattiamo a situazioni molto molto diverse come sono quelle che attraversiamo. Bene, Antonio, allora, prego. Si mi ascolta, vero? Sì, sì. Questa volta perfetto. Perfettamente. Bene, io diciamo che non mi avventuro con sicurezza in queste questioni che mi avete fatto, ma infine faccio un po' l'intento, no? La idea. Vabbè, vediamo. Dal punto di vista spagnolo, il sostegno, la legislazione di sostegno è diversa, diciamo, la forma d'espressione di questa legislazione di sostegno è molto diversa da quella che fa il piano, no? Il piano del dibattito italiano, no? Perché come sapete tutti, perché a quel momento lo sapete tutti, da noi c'è stata la legge ha fatto la promozione del fatto sindacale attraverso una grande, diciamo, precisione della rappresentatività, punto uno, e punto due, premendo sulla erga omnes della contrattazione collettiva, che è collegata direttamente con la capacità, con il potere di rappresentanza dei sindacati, e diciamo in proporzionalità al potere di rappresentanza dei sindacati misurati sull'udienza elettorale. Bueno, questo quindi ci mette in una posizione molto diversa, no? Molto diversa, e quindi molto diversa dalle coordinate, no? Dei parametri del dibattito e della discussione italiana, diciamo in merito, no? su questa storia, no? E quindi da noi questo non vuol dire che i problemi di fondo sulla legge, l'idea della legge, l'idea dell'organizzazione sindacale e soprattutto la riorganizzazione del campo sindacale odierno, no? Come oggi come Silvana diceva sulla trasformazione importantissima che è diventata sia le forme di organizzazione dell'azienda, sia l'alcance, no? la capacità della metamorfosi, no? della propria forma organizzativa aziendale. Quindi questo mette in disagio la propria classica il proprio classico sviluppo legislativo o normativo della contrattazione collettiva tra noi.
ma diciamo che il sindacalismo spagnolo è un sindacalismo che è molto fiero, è molto orgoglioso della sua autonomia, questo è molto importante, no? È molto orgoglioso della sua autonomia, ma quello non le fa diciamo, dimenticare che un prezioso sostegno della sua autonomia può diventare la legge, no? E questo quindi non ha una ostilità rispetto della legge, soltanto che vuole ovviamente che la funzione della legge sia una funzione di promozione di questo fatto organizzativo come tale. Quindi è questo un po' diciamo la differenza molto forte tra diciamo, l'esperienza spagnola e l'esperienza italiana dal punto di vista sia del vostro articolo 39 come da noi dell'articolo 37 e della Costituzione, che è quello della contrattazione collettiva. Il secondo punto è questo dell'Unione Europea che Simone si metteva, no? Si diceva come tale. Beh, io veramente io credo che diciamo la mediazione europea, l'idea della contrattazione collettiva europea è, diciamo, è ancora un work in process, no? Veramente abbiamo tanto tanta strada per recorrere, no? Per percorrere veramente. Certamente che diciamo il protocollo, l'accordo su politica sociale, penso che sia diciamo un punto di partenza, che è un punto di partenza molto rispettuoso, no? Della capacità di iniziativa dei soggetti sociali sulla contrattazione collettiva europea, quella che conosciamo. Ma vero è anche che diciamo dopo Barroso, dopo la Commissione Barroso, questa possibilità, che soprattutto abbiamo visto anche gli accordi quadri del 99, 97, 99, eccetera, è stata chiusa, no? È stato veramente. E poi anche ancora peggio, questa contrattazione collettiva di settore, diciamo questa contrattazione collettiva di noi diciamo di settore, non so come si dice, attività, no? Così, che viene sviluppata a partire delle commissioni del dialogo sociale, cioè c'è stato adesso questa idea, e questo che è ancora su giudice, che su giudice della Corte Costituzionale, della Corte di Giustizia, del fatto che la Commissione può vantarsi di una negativa ai interlocutori sociali, a fare diciamo a che diciamo gli interlocutori sociali li chiedano alla Commissione di fare giustamente un atto di ricevere, no? di fare un ricevimento di questo accordo per diventare un effetto generalizzato dello stesso, no? E quindi diciamo che questi sono dati che permettono di parlare di una crisi molto forte dal mio punto di vista della contrattazione collettiva europea. D'altra parte invece la contrattazione collettiva transnazionale aziendale mi sembra che abbia una grande vitalità che ovviamente è venuta fuori dall'attività comitati aziendali europei, ma che diciamo si progetta sui accordi quadri transnazionali, accordi quadri diciamo non già europei, no? Ma ovviamente sulla la contrattazione collettiva transnazionale di azienda, che penso che ha una grande vitalità e che è molto interessante, e sulla quale si sta facendo anche esperimenti sindacali molto importanti. Io soltanto sottolineo il fatto Inditex, gli accordi Inditex, nei quali giustamente diciamo la contrattazione collettiva fa in modo di diciamo vincolare la catena di produzione, la catena di valore ai compromessi sui rispetto ai diritti umani fondamentali tramite giustamente la contrattazione collettiva. E quindi ci sono come da solito ci sono delle tendenze
che sono molto, diciamo, molto interessanti, molto positive sul fatto di una contrattazione collettiva pura. Poi pensiamo che questi accordi qua, questi framework agreement in transnazionali, in realtà non hanno nessuna, diciamo, nessun aggancio in un ordinamento statale, no? Quindi diciamo sono un po', diciamo sono si presentano come auto, veramente una autoregolazione contrattuale, no? E questo è molto interessante da un punto di vista anche della discussione che stiamo parlando, sul quale siamo, sul fatto creativo dell'autonomia, del fatto creativo dell'autonomia collettiva e della creazione extralegislativa del diritto, no? Ma dall'altra parte invece, insisto, nella comunità europea, nell'Unione Europea, penso che l'esperimento, no, di questa contrattazione collettiva europea come una forma di regolamentazione veramente dei diritti, eccetera, eccetera, beh, è in quel momento, penso che per il momento un po', diciamo, è stato in crisi, no? Terzo piano, vediamo il grande dibattito sulla direttiva sul salario minimo e, diciamo, la promozione della contrattazione collettiva, che come ha detto Silvana, penso che, diciamo, lì c'è un grosso problema, che è questo problema della disparità sindacale tra i sindacati nazionali, no? di tutti noi. Quando un sindacalista spagnolo ascolta parlare un sindacalista svedese, non si riconosce, veramente, questo lo so, non capisce cosa sta dicendo questo sindacalista svedese. Questo ovviamente è, non so se è una tragedia o se per il contrario, no, mostra la disparità creativa, no, dei popoli europei, chi lo sa, no? Come dà? Bene, grazie. Chiudete magari un microfono, forse che disturba. Allora, intanto eterna gratitudine ai nostri due relatori per le splendide relazioni che hanno tenuto vivace un dibattito, e anche a chi è intervenuto arricchendolo con ulteriori specificazioni. Prima di salutarvi volevo ricordare, Simone, correggimi se sbaglio, che per quanto riguarda gli studenti del mio corso di diritto sindacale e relazioni industriali, l'appuntamento è per l'ultima settimana, cioè la prima di maggio. Il 3 maggio si farà una lezione preparatoria del seminario del 4, che verterà sulle teorie dello sciopero e che vedrà come protagonisti il professor Gaeta e il professor Pascucci. Lorenzo Gaeta è sparito e vabbè, eccolo qua. Sono qui. Quindi confermi, tu confermi. Confermo, sì. Bene, allora... Un affettuoso saluto a tutti e ancora un ringraziamento a tutti gli intervenuti. Grazie. Ciao. Ciao. Abbraccio a tutti. Grazie. 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 Un saluto a tutti.